non cambia però effettivamente. No, la prepariamo come se fosse tutto normale, poi sappiamo di quello che ci sono. Sappiamo anche che può nevicare a Modena, comunque sia. Insomma, parlavo con l'allenatore della Primavera del Sassuolo, era giù con me. A oggi il campo è impraticabile, lo stadio. Però sperano avanti sabato, se non nevica ancora, di potercela fare, se invece nevica diventa un problema. Sembra che un po' dappertutto ci sia. Vabbè, comunque per quello cambia poco. Se dovesse, se non si dovesse giocare, per te sarebbe una... la considereresti un contrattempo negativo, oppure invece tutto sommato rifiatare dopo, così, dopo? No, perché non... cioè, mi sembra che il Modena abbia avuto già i due recuperi durante la settimana della sosta, quindi certo, vuol dire che il nostro diventerebbe un'infrasettimanale, non dovessimo giocarla questa. E allora no, se volessi proprio vedere dal punto di vista nostro, egoistico, sarebbe meglio giocare. Sempre che le condizioni però siano decenti, perché giocare in una condizione che è impossibile non va bene, il problema rimane uguale. Un discorso legato al ritmo, alla preparazione, alla no, giusta tensione? Su quello no, il problema diventa legato proprio al terreno di gioco, cioè andare a giocare. Il fatto di meglio giocare che non giocare, intendo. Solo perché poi diventerebbe un recupero fatto in un'infrasettimanale, quindi mi si accavallano di nuovo tre partite in sette giorni e no, non mi piacerebbe, ecco. Senti, torniamo un attimo sul derby. Varie chiavi di lettura, però sostanzialmente insomma è andata. Avete riscattato non solo nel punteggio ma anche nel gioco, secondo me, pari per un'ora buona, come dicevi tu anche in conferenza stampa. Questa è una novità di Bentivoglio, può essere una soluzione temporanea, cioè definitiva, oppure la consideri di volta in volta secondo le situazioni che si creano, il tipo di avversario che hai? Ma è un tipo di giocatore che mi dà struttura fisica. E, insomma, ci sono delle cose come assorbire dei movimenti avversari, oppure andare in pressione piuttosto che aiutare la fase difensiva, dove indubbiamente avere uno di gamba è importante. Però lui, oltre ad avere struttura e gamba, ha anche qualità, ha tanta qualità. Non l'abbiamo preso per fare quel tipo di ruolo, Simone, però in questo momento qua può essere una soluzione importante, ecco. Alla luce del fatto che giocare con rombo ci consente di stare un po' più compatti, un po' più equilibrati, di subire forse di meno l'avversario, avere uno che comunque abbina quantità e qualità può essere una soluzione al momento ottima di sicuro. E sulle prospettive, diciamo, che ha creato, che può creare questo risultato, anche guardando un pochettino quello che si muove, tu dici sempre mi guardo un po' alle spalle, sei più preoccupato del fatto che comunque le altre tre davanti non hanno ancora giocato e quindi hanno una partita di vantaggio rispetto a voi, oppure del fatto che dietro si muove magari, non so, la Sampdoria che vi ha portato via due punti, il Varese che ve ne ha presi altri due? Beh, dietro penso che man mano che si va avanti comunque i giochi non siano chiusi, quindi c'è possibilità di tornare dentro anche per squadre come Brescia, Bari e Sampdoria di sicuro, ma la Regina è una buona squadra anche se abbiamo il vantaggio di aver vinto due scontri diretti. No, io credo che per il quarto, il quinto e il sesto posto sia tutto clamorosamente aperto, però potrebbe rimanere aperte i giochi anche per la parte sopra. Se davanti continuano a camminare così, è giusto che vadano in Serie A. Ma aspettiamo e vediamo. Sorprese ce ne possono essere per qualsiasi squadra. Buone domande? Un attimo solo.